Dal 4 all'8 ottobre Fiera Milano ha ospitato la 30ª edizione di BIMU, Biennale della Macchina Utensile. Oltre alla tradizionale offerta internazionale di macchine utensili, robot, automazione, tecnologie ausiliarie, BIMU propone un viaggio inedito tra tecnologie additive, industria 4.0, sistemi di potenza fluida, meccatronica e molto altro. Scopriamo insieme l'industria 4.0. Qui raccogliamo da un certo punto di vista l'essenza della la nostra interpretazione dell'industria 4.0, che è legata alla tool room e quello che succede in officina, quindi non necessariamente in ufficio. Abbiamo visto che c'è tantissima attenzione da un certo punto di vista sull'industria 4.0, ma anche tanta disinformazione. Si pensa che l'industria 4.0 sia una soluzione che uno gira la chiave e domani diventa 4.0, mentre per noi è un processo, bisogna capirlo bene, ci sono alcuni passi da fare, i nostri prodotti sia hardware sia software li raccolgono ad anello chiuso, quindi diamo una soluzione dalla alla Z, quindi non lasciamo niente di aperto. Abbiamo rifatto un software che si chiama Intelligo, proprio per la gestione integrata di tutto quello che succede a livello di risorse utensile, e l'abbiamo reso disponibile, è un prodotto disponibile molto modulare per l'industria piccola media, quindi per la piccola media impresa, dove in Italia ovviamente è la base un po' di tutta la nostra industria. Le fiere è comunque un punto di incontro con partner, con clienti, è importante esserci, la BIMU è comunque una fiera importante per quello che è l'Italia, l'Italia rimane comunque il secondo mercato a livello di manifatturiero, quindi è importante esserci, anche lì c'è tantissima concorrenza oggi a livello fieristico, a livello mondiale, il mondo è diventato piccolo ma è comunque grande, quindi l'Italia che va avanti a crescere e che innova è importante, vedere questo successo che si mantiene nel tempo e dà importanza all'Italia è comunque un qualcosa che ci dà stimolo a continuare ad innovare e proporre le nostre soluzioni.